Buongiorno a tutti, benvenuti a questo webinar. Un minuto e poi possiamo partire. Aspettiamo che tutti i partecipanti si colleghino. Perfetto, possiamo partire. Una brevissima introduzione di carattere tecnico, poi passo la parola a Fulvio Bacchi, direttore di UNICE. È un webinar, quindi i partecipanti, gli spettatori non possono intervenire tramite microfono. Qualsiasi eventuale domanda, ovviamente le domande sono assolutamente le benvenute, devono essere fatte nell'apposita sessione che vedete in mezzo, in basso allo schermo di ER. Scrivete pure lì la vostra domanda durante la presentazione dell'ingegner Neresini e alla fine della presentazione risponderemo. Credo non vi siano altre questioni tecniche. Giusto un'introduzione. Innanzitutto ringraziamo ovviamente l'ingegner Massimo Neresini di SICIT per la disponibilità a questo evento. È un evento che si inserisce all'interno di una serie di iniziative e attività che UNICE, l'Associazione delle Concerie Italiane, porta avanti da anni sull'ampio tema della sostenibilità. In questo frangente, ovviamente, apriamo un momento di approfondimento e riflessione su uno degli aspetti più caratterizzanti dell'industria conciaria qui in Italia, che è la circolarità del processo conciario, la circolarità anche di tutti i processi che collaterali a quelli che sono tipici appunto del nostro settore. A breve pubblicheremo come UNICE il 17° rapporto annuale di sostenibilità, il primo rapporto di sostenibilità della nostra associazione sullo stato appunto della sostenibilità dell'industria conciaria italiana è datato oramai 2003, è un rapporto che si è arricchito in tutti questi anni di moltissimi elementi, moltissimi argomenti, perché pensiamo che la sostenibilità, soprattutto nel nostro settore, sia particolarmente articolata. Vi sono moltissimi aspetti da tenere in considerazione, dagli aspetti di carattere ambientale, quelli chimici, quelli legati alla tracciabilità del prodotto, all'etica, del prodotto, l'impronta ambientale, il consumo di risorse. Insomma, sono tanti argomenti che come associazione, come industria, vogliamo approfondire tutti nella maniera più completa, più omnicomprensiva. E niente, nel giro appunto di qualche settimana, comunque sicuramente prima della fine dell'anno, pubblicheremo il rapporto e organizzeremo un webinar di presentazione. Io mi taccio e passo la parola a Fulvia Bacchi, direttore di UNICE. Grazie, buongiorno a tutti, grazie a tutti coloro che sono collegati, siamo tanti e mi fa anche molto piacere perché ci sono molti studenti che ci seguono e che vogliono capire di più di questa nostra industria conciaria. Spendo veramente poche parole per introdurre l'ingegner Massimo Neresini, che è l'amministratore delegato di SICIT Group. Quella di SICIT è un'avventura straordinaria che merita veramente di essere conosciuta, anche perché è strettamente connessa alla crescita e allo sviluppo dell'industria conciaria italiana. Grazie alla ricerca, a investimenti enormi, oggi è l'azienda più tecnologicamente avanzata al mondo nella produzione di amminoacidi e peptidi. E tutto questo recuperando tra l'altro scarti di conceria. L'ingegner Neresini è tra i protagonisti indiscussi del successo della SICIT, che ricordo ha ricevuto anche un premio nel 2019 ai Green Carpet Fashion Awards della Camera Nazionale della Moda. E sarà lui a spiegarvi in dettaglio l'attività e i traguardi e gli obiettivi di questa azienda chimica, per noi conciatori strategica, tanto che l'associazione ha deciso di
investirci. Oggi la società è quotata in borsa, come poi avrà modo di spiegarvi l'ingegner Nerresini. Non mi dilungo oltre se non per sottolineare che dobbiamo a un gruppo illuminato di conciatori veneti la creazione di questa grande società, di questo progetto industriale ambientalista. E i nostri conciatori non si sono fermati qui, ma si sono occupati di tutto, perché non è soltanto l'amore verso il loro lavoro, verso le loro aziende, ma è anche l'amore verso la loro terra e verso la comunità che vi risiede. Se Nerresini me lo concede, chiudo con una frase che ho tratto dal libro Siccit History e che in qualche modo riassume un po' quello che rappresenta il nostro settore, cioè il senso della circolarità del settore conciario e naturalmente anche di Siccit. Ci piace credere che fin dall'inizio di Siccit ci fosse nella mente del suo fondatore un'idea filosofica che la guidasse, secondo la quale una nuova tipologia di industria sarebbe cresciuta a supporto di quelle storiche, la cui produzione era inevitabilmente legata allo sfruttamento delle risorse del pianeta. Un'industria di seconda generazione che avrebbe letto come propria materia d'uso gli scarti industriali della prima, in modo che la produzione e la diffusione di beni che hanno alimentato il modello capitalistico e la prosperità sociale non fossero messe in crisi dall'esaurimento delle risorse del pianeta. Queste parole sono legate a 60 anni fa, perché la Siccit esiste da oltre 60 anni, quindi per noi la circolarità non è un argomento nuovo, è qualcosa che noi conciatori conosciamo bene e che quindi è giusto che oggi l'ingegner Nerresini ce lo confermi. Grazie e lascio a te la parola. Grazie, grazie a tutti, grazie direttore, ringrazio l'Unice che mi ha invitato, mi ha dato questa possibilità di spiegare un po' l'idea, i contenuti, la storia, diciamo, di Siccit, che oggi, come ricordavi, è una realtà importantissima, anche se siamo, diciamo, ancora relativamente piccoli e qui nel Veneto. Siamo una società importante che ha fatto dei passi importanti anche nei confronti della comunità europea. Vi ricordo che i processi, ma dopo, diciamo, avrò modo di spiegarvi, i nostri processi sono stati studiati e approfonditi da membri autorevoli della comunità europea e li hanno poi inseriti in legge, cioè oggi, diciamo, un idrolizzato proteico di origine animale è definito tale, diciamo, in quanto prodotto sostanzialmente con una metodica che sia sufficientemente sicura e che protegga sia l'ambiente sia gli animali che l'uomo. Vi ricordo, apro e chiudo una parentesi veloce, il problema della BSE che è successa circa 20 anni fa, poco più di 20 anni fa, e quindi voglio dire, Siccit nel suo piccolo ha fatto questo, adesso nel suo piccolo ancora sta implementando e lavorando con la comunità europea, con centri di ricerca per agevolare anche metodiche analitiche sugli idrolizzati proteici. Quindi oggi è una realtà, come sottolineava la dottoressa Bacchi, che è entrata in borsa, è quotata nel segmento star, siamo diventati un piccolo mostriciattolo, no, voglio dire, speriamo di crescere e di diventare veramente grandi ed importanti, quale merita, diciamo, lo studio e lo sforzo e lo sviluppo, diciamo, che abbiamo fatto assieme a tutto il distretto conciario. Io posso aggiungere solamente questo, che tanto, voglio dire, è già stato anche sottolineato prima. Siamo partiti 60 anni fa, quando l'idea di circular economy non c'era nella testa di nessuno. Quindi noi siamo partiti, diciamo, sostanzialmente, se volete, in qualche modo spinti,
D'altro canto, nell'industria chimica, nell'industria diciamo anche chimica green, se non hai un po' di fortuna e se non sei un po' spinto, diciamo, non succede niente. Non succede niente poi se non hai addirittura la forza di fare. La forza del fare è un fondamento importante, senza dimenticare la parte etica, quindi la parte di, diciamo, riciclo di questi scarti che siano effettivamente riciclabili. Quindi noi siamo una società molto seria da questo punto di vista qua e riteniamo, diciamo, che la circular economy sia circular economy ed eco anche di ecology. Cioè, quindi in qualche modo dobbiamo fare qualcosa che sia efficace ed importante per il mondo in cui viviamo, non semplicemente, diciamo, prendere un qualcosa, trasformarlo e poi buttarlo da qualche parte, perché questa è circular economy. Non è così, non è così nel nostro pensiero. Noi siamo una società che cerca di individuare delle nicchie e dei prodotti che possano essere effettivamente utili, no, per il mondo, no, siamo ambiziosi da questo punto di vista qua nel dirlo, e quindi diciamo siamo anche orgogliosi nel vedere che siamo stati premiati in questi anni, diciamo, e riconosciuti in tutto il mondo. Adesso io pregherei l'Unici di far partire un piccolo video, è un video che già parte vecchio. Considerate la velocità, diciamo, e la spinta che abbiamo avuto con l'entrata in borsa. È un video in cui voi vedrete anche una parte, diciamo, di tipo campo, un po' di viaino, eccetera. Oggi ci sono altri due capannoni enormi, diciamo, messi su. Quindi la società sta crescendo a una velocità tale per cui questo video, che ha poco più di un anno, è già sostanzialmente vecchio, ma vi dà un'idea di quello che può essere, diciamo, di quelli che possono essere gli impianti del SICI, che poi vi vado a descrivere più approfonditamente. Prego. Lo faccio partire. Sì. Ridare nuova vita e valore agli scarti dell'industria conciaria, creando un business di successo. È questa la missione di SICIT, un gruppo nato nel 1960 dall'iniziativa di alcuni storici conciatori del distretto vicentino della Valle del Chiampo, che hanno creato una realtà innovativa, solida e sostenibile. SICIT è un'eccellenza italiana della green economy, apprezzata in tutto il mondo. Negli stabilimenti di Arzignano e Chiampo l'azienda trasforma i residui di lavorazione provenienti dalla concia delle pelli in idrolizzati proteici che vengono impiegati come biostimolanti per l'agricoltura e ritardanti per l'industria del gesso. SICIT produce inoltre grasso che viene utilizzato per la produzione di biofuel. Un esempio di economia circolare è un servizio di importanza strategica per il settore conciario vicentino. SICIT ritira i residui di lavorazione delle concerie e li trasforma in prodotti ad alto valore aggiunto, totalmente biodegradabili, senza rischi per la salute pubblica e l'ambiente, limitando quasi a zero la produzione di rifiuti, un risultato frutto degli importanti investimenti in ricerca e sviluppo e del contributo dei suoi 3 laboratori all'avanguardia. L'azienda veneta è stata precursore nell'utilizzo di aminoacidi e peptidi nel mercato mondiale dei biostimolanti per l'agricoltura ed è oggi leader in un settore con una domanda in forte crescita, avendo come clienti le maggiori società dell'agrochimica e dei materiali per l'edilizia. SICIT è un caso di successo e un'azienda resiliente. Il suo modello di business, unico, ha portato a tassi di crescita del fatturato e della redditività molto significativi. La forte presenza internazionale la protegge dalle recessioni locali. Le esportazioni in tutto il mondo generano la maggior parte dei ricavi. Per questi motivi l'EBITDA è estremamente elevato. E le prospettive sono di un'ulteriore crescita, perché l'azienda non ha mai smesso di investire in innovazione
rinnovando e automatizzando i propri impianti produttivi. Solidità, innovazione e rispetto dell'ambiente. SICIT è tutto questo. Il percorso di sviluppo intrapreso consentirà di accelerare il business, rappresentando una sfida globale per il settore degli idrolizzati proteici e loro derivati. Ok, mi dispiace solo, non so, penso che tutti quanti non abbiano avuto una visione estremamente nitida, anzi diciamo molto molto sfocata, però diciamo questo è il massimo più o meno che oggi si può fare con la condivisione di video. Passerei diciamo alle diapositive. Ne ho preparate, non spaventatevi, non mi soffermerò in maniera pesante su aspetti tecnici, anche se diciamo sembra che ci siano, e ci devono essere in realtà, ma sorvolerò abbastanza rapidamente in modo da non tediarvi con problematiche di ingegneria, voglio dire, o di chimica. Ok, facciamo pure partire le diapositive. E quelle magari fatele partire voi, Massimo. Sì, le facciamo partire noi. Le facciamo partire noi perché le guidiamo direttamente da qua. Ok? Sempre 150. Okay. E avanti pure. Ecco, questi che vedete sono i due stabilimenti. Quello a sinistra di Arzignano è l'unità dove lavoriamo esclusivamente i sottoprodotti di origine animale. E adesso mi soffermo un po' a spiegarvi qualcosa per chi non sapesse, per chi non fosse del mestiere, e quella invece a destra è l'unità di Chianco, dove invece vengono lavorati i rifiuti che provengono, i residui che provengono dall'industria conciaria. Insomma, l'industria conciaria, mi permettano i conciatori di dire che è un'industria, diciamo, che produce una quantità notevole di rifiuti, forse da un certo punto di vista quantitativamente produce quasi più rifiuti che non il prodotto finito. Anche se ovviamente lo scopo, il target, diciamo, dell'industria conciaria è quello, no, della produzione di cuoio, di pelle e di pelle di alto livello. Siamo conosciuti in tutto il mondo per essere, diciamo, i fautori, i produttori di cuoio, diciamo, e di pelle di elevatissima qualità. Ora, tutto questo può avvenire nel momento in cui a fianco dell'industria conciaria cresce e si sviluppa una serie di attività che possano prendere questi residui dell'industria stessa e produrne, processarli, trasformarli per produrre qualcosa che sia, diciamo, interessante per il mercato. Ora, abbiamo diviso i due stabilimenti, Arzignano e Chianco? Arzignano, sottoprodotto di origine animale, vuol dire tutto quello che avviene sostanzialmente prima del processo di concia. Il processo di concia è un processo che avviene in modi e in sistemi diversi, soprattutto oggi sta studiando molto la concia cosiddetta bianca, il wet white, ma diciamo in generale oggi è conosciuta più per la concia con il cromo, la concia con il tannino da altre parti, però diciamo, la concia con il cromo fa la parte del gigante. Il cromo quindi inserito ad un certo punto nel processo conciario ne determina il cosiddetto end point. Cosa vuol dire? Vuol dire che la pelle, che prima era un sottoprodotto di origine animale derivante dal macello, viene a quel punto lì trasformata in un prodotto industriale. Quindi ancora noi purtroppo abbiamo manteniamo questo nome di pelle, no, meglio se lo chiamo cuoio, però tante volte il cuoio va, non è che sia ben chiaro, diciamo, come prodotto. Forse è meglio se usi il termine inglese, prima era hide, no, e dopo diventa leather. Quindi questo è l'endpoint. Quindi tutto quello che è successivo ovviamente non è più uno scarto di origine animale
sotto il controllo dell'unità sanitaria, ma è sotto invece, ma è un residuo, diciamo, industriale, ed è quindi sotto il controllo della parte ambientale. Questo tanto per dire, noi abbiamo voluto appositamente separare i due processi in modo abbastanza, in modo netto. Ecco. Abbiamo, come vedete lì, gli impianti sono stati realizzati da Sici Chemitec. Sici Chemitec è una parte della società importantissima, fino a qualche tempo fa, diciamo estremamente importante, perché in Sici Chemitec c'era il controllo della qualità, c'era tutta la ricerca e c'era anche tutta la parte di ingegneria. Oggi invece la ricerca e l'ingegneria sono stati assorbiti completamente da Sici Group. Sici Chemitec resta una sorella ed è diciamo solamente dedicata, scusatemi per il solamente perché invece è uno dei punti fondamentali, al controllo qualità. Direi andiamo avanti. Ecco, gli impianti li abbiamo tutti quanti sottoposti, sia a Zignano che a Chiampo, al cosiddetto DCS. DCS vuol dire Distributed Control System. È un passetto più avanti dell'automazione, nel senso che vengono inserite delle ricette e queste ricette, diciamo, si partono dall'inizio e arrivano anche fino alla fine. Quindi l'operatore che vedete nelle due sale controllo, una di Arzignano principali, perché poi ce ne sono altre nelle varie sparse, nelle varie unità di processo, lì diciamo gli operatori capiturno gestiscono sostanzialmente, guardano che non ci siano dei problemi. Ok, andiamo avanti. Ecco, questa vi dà un po' l'idea di quello che ho voluto riassumere molto rapidamente. Fa SICIT, prende, quindi ritira sottoprodotti di sottoprodotti della lavorazione conciaria dalle concerie, in particolare per quanto riguarda appunto lo stabilimento di Arzignano, il carniccio, il pezzamino, il pelo, diciamo, no, che vengono recuperati per trasformarli in idrolizzati proteici. E, mentre a Chiampo i rifili, le rasature e poi ancora avanti altri residui wet blue, diciamo che sono difficilmente collocabili da parte dell'industria conciaria, nello stabilimento di Chiampo trovano la lavorazione per produrre l'idrolizzato proteico, sia liquido sia in polvere, sia in granuli sia in tabs, in tablets, diciamo che sono l'ultimo investimento che stiamo ancora facendo proprio per dare alla possibilità al settore agronomico di avere uno smart release, un bright release, una cessione del biostimolante appositamente definito per quella coltivazione nel tempo. E questa è un'innovazione che stiamo appunto mettendo in atto in questi giorni, in questi mesi. Okay, andiamo avanti. Che cosa sono i biostimolanti? I biostimolanti sono dei prodotti che mi viene bene farvi un confronto con quello che è l'utilizzo dell'uomo. L'uomo mangia, e questo è per le piante il fertilizzante. Se ha dei problemi, diciamo, importanti, si cura con dei medicinali, e questo è per le piante l'agrofarmaco. Però per la vita quotidiana, nel momento in cui abbiamo un po' di stress dovuto al freddo, al caldo, allo stress da lavoro, eccetera, prendiamo degli integratori. Allora, lo stesso è quello che facciamo per le piante. Sostanzialmente le piante che sono sottoposte, soprattutto in questi momenti, lo sappiamo tutti, i cambiamenti climatici, eccetera, a stress cosiddetti abiotici, vuol dire che vengono da fuori,
No, questi i nostri prodotti danno la possibilità di diciamo garantire alla pianta una più efficace reazione a questi stress, migliorando così di conseguenza la resa delle colture e la qualità dei prodotti. Migliora inoltre la microflora dei terreni, perché è ovvio, è un prodotto naturale, è una degradazione naturale del collagene, no? E quindi diciamo nutre anche la microflora del terreno e la rinvigorisce. Quindi facciamo poi dei ritardanti per il gesso. È stata, diciamo, possiamo dire che è stata anche una fortuna. A suo tempo un chimico delle ricerche di Chiampo stava valutando, diciamo, l'utilizzo di una modifica di un prodotto modificato a base di peptide di collagene, e abbiamo fortunatamente trovato un utilizzo, diciamo, nel ritardo dei gessi da presa. Oggi è uno dei pilastri, diciamo, non è il pilastro più importante, ma perché noi il pilastro più importante ce l'abbiamo nella produzione di biostimolanti e produzione di prodotti per l'agricoltura, però diciamo un 20-25% del nostro fatturato viene fatto anche da questi additivi per il mondo industriale dei gessi. Inoltre, infine, abbiamo il grasso che proviene esclusivamente dallo stabilimento di Arzignano, dove si lavora il carniccio, voglio dire, no, dove viene nelle prime fasi di lavorazione ottenuto questo grasso, che in questo momento qua viene trattato per la produzione di un cosiddetto bioliquido. Quindi abbiamo messo in piedi un impianto, diciamo, per la riesterificazione del grasso, e questo, diciamo, è una cosa interessante, perché riusciamo a produrre un cosiddetto biofuel che possa essere venduto per produzione di energia, che è un'energia green, è un'energia pulita, perché ovviamente non proviene da un combustibile fossile. Questo è a grandi linee un riassunto dei processi che facciamo. Ve li vado molto rapido: accumuli, diciamo, delle sostanze, omogeneizzazioni, delle idrolisi acide per la separazione dei grassi, questo esclusivamente ad Arzignano, quindi purificazione del grasso, vendita del grasso. Adesso qua manca la parte del biofuel, no. Poi successivamente invece la parte, diciamo, proteica, processo alcalino, il trattamento termico fondamentale per dare la sicurezza di sterilità, diciamo, no, al prodotto che si ottiene, raffinazione con carboni attivi ed altre resine per poter, diciamo, produrre un prodotto finito, diciamo, qualitativamente pulito, perché ricordo, la materia prima proviene da un processo industriale, quindi dobbiamo garantire che questo prodotto finito sia un prodotto estremamente pulito. No, successivamente la concentrazione, un processo di maturazione, che è come se facessimo il miele, tra virgolette, quindi dobbiamo in qualche modo purificarlo, pulirlo, togliere parte di sedimentato, eccetera, e poi tutta la parte, diciamo, evidentemente, se vendiamo il prodotto liquido o lo trasformiamo in prodotti particolari per richiesti dal mercato, oppure il prodotto in polvere con un impianto di essiccamento, è uno spray dryer in realtà, oppure insieme una granulazione e la possibilità di vendere granuli più grossi, più piccoli, diciamo di interesse notevole per il mercato in questo momento. Questo più o meno a grandi linee. Andiamo avanti, così vediamo così molto rapidamente. Ad Arzignano vedete in alto a destra una delle due vasche di accumulo del carniccio, non so se c'è, se è stato messo dentro la fotografia, ce n'è un'altra vasca, una terza importante per il pelo, probabilmente non è stata inserita. A Chiampo invece la rasatura, che è quella montagna lì che vedete un po' azzurrina,
che è tutto il prodotto in wet blue. Okay? Ad Arzignano ovviamente una prima produzione, diciamo, di omogeneizzazione, come vi ho detto, di macinazione, a Chiampo lo stesso, una macinazione e un'omogeneizzazione prima della parte di idrolisi. In questa diapositiva vedete solamente la parte di separazione del grasso, è un impianto, come avete visto, totalmente automatizzato, tanto che, diciamo, normalmente chi entra in stabilimento in SICIT, non si rende conto che stiamo lavorando 500 tonnellate di sottoprodotto di origine animale, primo punto. Secondo punto, non sente odori, perché, diciamo, tutto sotto controllo, e abbiamo un post combustore che poi vedrete da 90.000 a 90 metri cubi ora. Terzo, non vede nessuno. Questo perché? Perché, come vi ho detto prima, è totalmente automatizzato. Ci sono delle tre, per esempio ad Arzignano, tre piccole aree di controllo, diciamo, rispetto, che fanno riferimento alla sala controllo principale che avete visto prima. E quindi, diciamo, il personale è solamente, diciamo, si vede qualche casco rosso che identifica un meccanico della manutenzione, ma non, diciamo, gli operatori. Okay. Successivamente vediamo qui ad Arzignano e anche a Chiampo il trattamento alcalino. Il trattamento alcalino è uno dei punti importanti che segue il regolamento, diciamo, europeo 142/2011. Questi due numeri, qualcuno che vuole approfondirli, sono molto importanti. Il regolamento europeo 142/2011 CE o EC, e il 1069/2009 EC. All'allegato 10 trovate il descritto il sistema per la produzione dell'idrolizzato proteico da sottoprodotto di origine animale, e sono sostanzialmente i due processi implementati e studiati e approfonditi ad Edimburgo all'università con i membri della comunità europea per la produzione di idrolizzati proteici fatti da SICI. Ok, il pH è maggiore di 11, ok, si va, diciamo, avanti per una certa quantità di tempo al fine di seguire quanto definito dal regolamento europeo. Questi ancora sono sempre l'unità di Arzignano, sono i reattori, diciamo, di produzione termica e di idrolisi acida, quello a sinistra, diciamo, che vedete. La cosa interessante che vi faccio notare è la pulizia, cioè non sembra una fabbrica che lavora un sottoprodotto dell'industria conciaria. Qualcuno, quando viene da noi, è sempre un po' preoccupato di dire: ma adesso mi sporcherò le scarpe, dove vado dentro, ci sarà un odore della Madonna. No, non è così. Ovviamente su Zoom non si può sentire l'odore, no, però vi assicuro, voglio dire, che è sicuramente un ambiente non gradevole, perché è chiaro, è un'industria, però, diciamo, è un'industria che ha, diciamo, in qualche modo sempre mirato al benessere non solo dei lavoratori all'interno, ma anche delle persone che stanno vicine. Un punto importante che vedete lì è quello lì dove è segnato l'idrolizzato proteico da sottoprodotto di origine animale che abbia un peso molecolare inferiore a 10.000 dalto. Questo è quanto richiesto, se qualcuno va a vedere l'allegato 10 di quelle due normative che sono anche riscritte un'altra volta in questa diapositiva, troverà proprio che l'idrolizzato proteico deve essere definito tale, diciamo, da quell'allegato 10, se è ottenuto con un peso molecolare inferiore a 10.000 dalto. Questo è quanto, diciamo, ha fatto SICIT, e oggi, in questo momento qua, SICIT sta lavorando con un centro universitario e con un istituto zooprofilattico che è il riferimento italiano della comunità europea
proprio per eseguire la metodica, mettere in piedi la metodica per questi 10.000 dati, per l'analisi. Ok, andiamo avanti. Questo diciamo, è tutto quanto registrato, ovviamente, però questo è il processo termico, no? Io ve lo faccio vedere perché questo qua è la parte cartacea, noi abbiamo sia la parte cartacea che la parte, diciamo, elettronica, e quindi diciamo, in qualsiasi momento è mantenuto lì per 3 anni, e in qualsiasi momento qualcuno della Unione Europea o della parte del Ministero della Salute può venire a controllare in quel determinato giorno, per quel determinato lotto, se abbiamo eseguito i trattamenti conformemente a quanto definito dalla normativa europea. Okay? Questa è la parte invece di campo, dove abbiamo nello stesso tempo dei reattori importanti e dove abbiamo un sistema che è stato oggetto anche di un brevetto oggi scaduto, perché lo abbiamo fatto più di 20 anni fa, forse quasi 30 anni fa, per la produzione di idrolizzato proteico in continuo in pressione. E questo, diciamo, è il processo, si chiama FERT, diciamo, una grande fantasia da fertilizzante, voglio dire, però diciamo, è un processo interessante che produce un idrolizzato proteico oggi venduto, diciamo, e apprezzato in più di 70 paesi al mondo. Alla fine, ovviamente, separiamo le parti solide dal cosiddetto brodo, diciamo, liquido. Avanti, ci sono dei processi di raffinazione, come vi ho detto prima, il prodotto deve essere trattato, verificato e purificato abbondantemente. Okay. Ci sono degli impianti di concentrazione. Ad Arzignano noi abbiamo 6 concentratori attivi in questo momento tra Arzignano e Chianco. Quello che vedete a sinistra è il reparto di concentrazione di Chianco, dove se ne vedono 2 che sono diversi, e il terzo appena a destra si intravede. Mentre nell'unità di Chianco ne abbiamo 3, c'è quella fotografia che vedete, è l'ultimo messo in piedi l'anno scorso, è un impianto importantissimo, nuova tecnologia. Quello che vedete in blu, per chi sa un po' di tecnica, è uno dei 5 scambiatori di calore a piastre. Quindi voglio dire, vedete l'uomo, no, vedete che impianto, diciamo, è un impianto che ha una potenzialità di più di 30.000 kg di acqua evaporata, e quindi capite che è, diciamo, un impianto abbastanza impressionante. Okay. Questo è ancora, sono 2 scorci di Arzignano, e quindi vedete da una parte un po' di stoccaggi, una piccola parte del magazzino che oggi già si sta trasformando, perché in fondo, diciamo, non si vede più quel paesaggio dopo il camion, ma diciamo, ci sono già i magazzini nuovi, diciamo, installati. Mentre invece quello, sì, scusami, torno indietro, sì, è molto rapidamente. Mentre quello che vedete a destra è un impianto interessante, perché ne abbiamo 5 installati, sono delle microfiltrazioni che utilizziamo per la brillantatura finale dell'idrolizzato proteico. Okay? Vedete qua uno scorcio della parte, diciamo, della produzione del prodotto in polvere. Abbiamo uno spray dryer che è quello centrale, vedete solo il cono centrale, che fa circa 1000 kg di acqua evaporata. Ne abbiamo un altro a sinistra, che è una specie di pilota, sarebbe già un impianto industriale da un certo punto di vista, fa circa 100 kg di acqua evaporata, ci serve per provare, per fare prodotti un po' particolari. Poi a destra semplicemente una capsulatrice, voglio dire, la parte di packaging. Okay.
Questi sono i prodotti, uno scorcio molto rapido per capire, diciamo, quali possono essere i prodotti che Sici produce: l'idrolizzato proteico in forma liquida, la specie di miele, diciamo, dal punto di vista almeno della viscosità, della densità, la parte in polvere che proviene proprio dallo spray dryer, e successivamente invece l'impianto di granulazione, che è invece un impianto che in questo momento è quello lì che vedete, che è già installato, ma che sta per essere sostituito da un impianto molto più moderno della Glatt tedesca. Okay? Questo mi piace farvelo vedere, perché è uno dei punti di orgoglio, diciamo, della nostra società, perché vuol dire cosa fa la SICIT nei confronti del vicinato, no, degli esterni. Quindi per l'impianto di Arzignano tutti i fumi che arrivano, diciamo, dalle lavorazioni principali, ovviamente non quello delle caldaie, no, ma le lavorazioni passano attraverso una raffinazione iniziale e poi successivamente vengono inseriti in quel post combustore che vedete, che è un combustore di tipo rigenerativo, vuol dire, diciamo, che è il massimo, vedete al centro, diciamo, quello che normalmente il capoturno vede in uno dei suoi schermi che ha, diciamo, in sala controllo, è il massimo dal punto di vista oggi della convenienza termica, quindi minor consumo di metano per poter efficacemente bruciare delle sostanze organiche a temperature maggiori di 820 gradi, adesso di 850, normalmente 850, 860, dipende, diciamo, ovviamente dall'operatore. A destra vedete invece l'impianto uguale identico inserito a chiampo, dove abbiamo l'unità che lavora invece, come vi ho detto, i rifiuti provenienti dal post endpoint in concia, e anche lì, proprio per dare maggior tranquillità alle società, alle case, voglio dire agli abitanti intorno, diciamo, visto che Sicit ad Arzignano è in centro, diciamo, anzi quasi alla fine della zona industriale, ma l'unità di chiampo invece è praticamente ancora inserita, diciamo, in un'unità che è in un luogo che è sì una zona industriale, diventata una zona industriale, ma che è cresciuta, diciamo, anche come area urbana. Okay? Una parte del laboratorio, sarebbe bello spendere molto tempo a parlarvi, diciamo, è chiaro che il controllo qualità per noi è uno dei punti essenziali. Al centro c'è una parte del laboratorio di preparativa e poi vedete ai lati, diciamo, degli analisti che lavorano, diciamo, su macchinari, in realtà sono gli HPLC, dei massa, cioè, insomma, voglio dire, siamo degli specialisti nella verifica degli aminoacidi, dei peptidi e dei loro derivati. Ecco, questi anche qua, vedete in particolare la dottoressa Povolo, per esempio, che lavora nella fotografia a destra, è colei che è in relazione con l'università e con il centro, l'Istituto Zooprofilattico di Torino, proprio per la messa a punto della metodica dei 10.000 Dalton con la comunità europea. Abbiamo una sala dove ci sono, mi sembra, 11 HPLC, mentre a sinistra vedete un chimico nostro che sta lavorando su un cutoff. Ora, a voi magari cutoff non dice niente, ma vi assicuro che è una delle macchine molto molto difficili da manovrare, da utilizzare, e anche molte volte nelle università fate fatica a trovarla. Questo è quello, tanto per definire che cos'è un idrolizzato proteico in riferimento alla proteina trasformata, che è quella che proviene dal rendering,
E in centro, in grande, vedete quel cromatogramma dove, diciamo, viene riportato l'idrolizzato proteico prodotto da SICIT e in confronto, diciamo, per esempio, ad una gelatina, diciamo, prodotta dalla stessa materia prima. Questa è una piccola immagine, voglio dire, del laboratorio agronomico. Vabbè, voglio dire, qua non c'è niente da dire, se non che il laboratorio agronomico lo stiamo triplicando in questo momento qua. Abbiamo dei grandi lavori in corso con diverse università, anche estere, però diciamo ci stiamo attrezzando con degli strumenti e con delle apparecchiature che sono sicuramente all'avanguardia. Niente, poi voglio dire quattro cose sugli idrolizzati proteici. Ecco, una cosa interessante che vi posso sottolineare, oltre al controllo con DCS, abbiamo anche l'implementazione, ma ancora da tanti anni, dell'HACCP all'interno dello stabilimento, quindi diciamo questo dà grande garanzia, diciamo, che l'operatività e l'operazione viene fatta seguendo le normative in maniera estremamente efficace. Poi per concludere, mi sembra che qua sia conclusa la presentazione. Se vuoi ritornare nella prima, adesso io non so, o su Unic, io direi che adesso mi piacerebbe, diciamo, parlarvi un po' del percorso che ha fatto SICIT. Allora, SICIT a un certo punto è diventata una società interessante per entrare in borsa, si è quotata, oggi, diciamo, orgogliosamente posso dire, siamo entrati qualche mese fa nel segmento Star. È un percorso molto difficile, no? Soprattutto per chi deve poi seguire, diciamo, la crescita della società, ma nello stesso tempo da un lato ci riempie di orgoglio, perché non è proprio così semplice, voglio dire, che una società come la nostra possa essere quotata in borsa, diciamo, in questo segmento, ed inoltre vorrei dire che, diciamo, questo ci ha dato anche la spinta forte per crescere, no? Saremmo cresciuti probabilmente lo stesso? Io penso di sì. Saremmo cresciuti però nell'arco magari di 10-15 anni. Oggi invece, con l'ingresso in borsa, siamo sottoposti magari a un po' più di stress, è inevitabile, ma però dobbiamo anche creare una struttura un po' più flessibile, un po' diversa da quella che eravamo prima, no, ma è una sfida. No, io sono l'amministratore delegato con orgoglio di questa società, sono uno dei vecchi, sono il nonno, no, ormai in questa società, o mi ritengo tale. L'abbiamo però con il sangue fatta, voluta, voglio dire, con i conciatori importanti di SICIT 2000, di Intesa Holding, che oggi sono, diciamo, i più importanti azionisti della società stessa, e non posso che ringraziarli. In particolare mi verrebbe da dire Rino Mastrotto, perché non voglio fare nomi, però Rino lo devo anche citare, perché è stato uno degli spronatori, voglio dire, no, per fare questa società e per portarla avanti con grandi risultati, voglio dire. Questo è quello che mi sento di dire. Bene, no, grazie Massimo. Ci sono delle domande, se sì. Ci sono delle domande, e poi Massimo, stavamo giusto parlando con Fulvia, che potrebbe essere interessante organizzare magari delle visite in SICIT. Io mi ricordo quando venimmo qualche anno fa con i conciatori di Cotans, i conciatori europei,
e furono entusiasti. Quindi se magari appunto... Quando sarà finita questa orribile situazione, sarebbe interessante per chi è interessato organizzare una visita. More than welcome. Grazie. Allora, noi assolutamente aperti a ricevere visite anche di studenti, no, quindi non solo dei professionisti, no, non solo di coloro che sono nel settore, no, ma anche proprio di studenti che volessero approfondire ma cosa fa? No, ma voglio toccare con mano, perché attraverso un video, attraverso delle slide, si fa fatica anche a capire bene, no, un processo, no? Quello io vi ho raccontato un po' di storie, un po' di cose, ma perché toccarle, diciamo, vederle è un'altra cosa, mi rendo conto. Ok, Massimo, abbiamo 4 domande. Parto con la prima. Allora, la materia prima per SICIT viene fornita direttamente dalle aziende del settore conciario? Allora, fornita direttamente da conciari, diciamo, non ho capito bene la domanda, però posso tentare di rispondere così. Noi abbiamo delle società satelliti di trasporto che vanno nelle concerie organizzate dal nostro settore di logistica, vanno nelle concerie e prelevano, diciamo, il carniccio, il pezzamino, il pelo per quanto riguarda Arzignano, oppure la rasatura, i rifili, dropponi, spalle, fianchi, cioè tutto quello che ci serve per pianto. Diciamo che questo funziona così. Se qualcuno vuole sapere, i conciatori pagano per lo smaltimento, chiamiamolo tra virgolette, no, perché non siamo una società che lavora. Non siamo una società che trasforma rifiuto in maniera brutale, come può essere, diciamo, o che colloca un rifiuto in una discarica, o che lo brucia, o che lo distrugge in qualche modo. Siamo una società chimica di trasformazione. Ma, diciamo, essendo per la conceria un sottoprodotto o un residuo, no, ovviamente si sta nella sfera del residuo e del sottoprodotto, quindi c'è un mercato e noi siamo ai livelli sotto mercato, quindi diciamo siamo stati bravi e abbiamo in qualche modo, se volete, partecipato un po', consentitemi, i conciatori che sono in ascolto, di dire, diciamo, che abbiamo partecipato un po' alla crescita di questo distretto conciario, perché abbiamo tolto dalla testa del conciatore, che si è quindi rivolto esclusivamente al loro business e non a preoccuparsi di cosa fare con i sottoprodotti, perché c'era una società che li prendeva e li trasformava seguendo le normative e le regole. Massimo, continuo perché stanno arrivando domande su domande, alcune sono anche abbastanza simili, però io te le faccio tutte nel caso. Le concerie locali possono consegnare direttamente o tramite trasportatori autorizzati rifili o polveri? Credo che tu abbia appena risposto dicendo che ci sono i vostri aziende di logistica. Sì, ma rispondo un po' meglio, ma molto rapidamente. Esclusivamente attraverso dei trasportatori che sono, diciamo, autorizzati. Non può esserci il camioncino inventato che trasporta un sottoprodotto di origine animale. Deve avere la targa SOA CAT3, non sottoprodotto non destinato all'uso umano. Quindi deve essere visionato e verificato dal sistema veterinario, dall'USL. Tanto per il rifiuto lo stesso, cioè voglio dire, se trasporta un rifiuto non può trasportare un sottoprodotto di origine animale. Questo è, cioè, quindi ci sono delle regole. Perfetto. Mi chiedono, possono essere recuperati scarti anche da pelli finite? Allora, ovviamente sì, ci sono delle società che recuperano gli scarti dalla pelle finita. Non possiamo noi utilizzare questa tipologia di rifiuto
perché diciamo è inquinata da materiali come sono i coloranti, cere, prodotti diciamo di, che utilizza normalmente la conceria per produrre il cuoio finito e che resterebbero all'interno, sarebbe estremamente complicato tirarli via, pulirli. Quindi voglio dire, noi, il nostro idrolizzato proteico non segue la strada del recupero da pelli, diciamo, terminate, da pelli finite, diciamo. Perfetto. Qui c'è una domanda che secondo me abbiamo già risposto, è da dove arrivano gli scarti? Beh, l'abbiamo appena detto, arrivano dalle concerie, quindi andiamo avanti. Questa è interessante. Allora, si riescono a riciclare anche scarti di pelli conciate metal free? Allora, diciamo che questo è un discorso che è moderno. No, questa domanda segue un filone, diciamo, che è assolutamente attuale. Allora, le cosiddette conce metal free, no? Ma di cosa stiamo parlando? Perché di metal free ce ne sono tante. Ci sono il cosiddetto wet white, no, come lo chiamiamo noi tecnicamente, no, ma voglio dire, di conce wet white ce ne sono veramente tante. Ora si tratta di capire quale di queste conce prenderà effettivamente piede importante nella produzione del cosiddetto cuoio, diciamo, o pelle green. No. Non lo so. Noi in questo momento alcune, vi faccio solo qualche esempio, per esempio un wet white prodotto con della glutaraldeide, noi non lo lavoriamo, non possiamo lavorarlo, perché mentre quello wet blue con il cromo, noi riusciamo a togliere completamente il cromo, a recuperare parte del cromo, quindi diciamo il prodotto finito alla fine ha 0,5-0,2 ppm di cromo alla fine. Se fosse un prodotto proveniente da un wet white conciato con della glutaraldeide, la glutaraldeide resterebbe dentro. Quindi voglio dire, questo è un problema per nel momento in cui vuoi fare un prodotto di estrema qualità. Quindi bisogna, noi ci stiamo lavorando a fondo, abbiamo creato un team e una squadra di lavoro proprio sul recupero da wet white, perché sta prendendo molto piede e non vogliamo lasciare, voglio dire, così questa possibilità di recupero, ma bisogna capire se sarà possibile effettivamente farlo. Perfetto, altra domanda simile, anzi no, un'altra. Attualmente l'impianto è capace di trattare anche rifili di pelle grezza salata? Allora, sì, cioè voglio dire, non sarebbe proprio un problema trattare dei rifili di pelle grezza, quindi io intendo che la pelle grezza che arriva dal macello sia stata, diciamo, in qualche modo rifilata prima di fare il trattamento, diciamo, di calcinaio e poi diciamo di trattamento di concia, eccetera, cioè di scarnatura, eccetera. Chiaro che noi, per noi non è che sia il massimo, no, perché è salata, se per il po' di pelo che c'è dentro non è mica un problema, perché già il carniccio molte volte ha una certa quantità di pelo all'interno. Il problema che sia salato è un problema, perché poi alla fine il sale, come sarebbe lo stesso discorso del glutaraldeide prima, rimarrebbe dentro l'idrolizzato proteico e quindi ne costituirebbe un prodotto non efficace, ecco, cioè non bello, non qualitativamente buono. Quindi la risposta, diciamo, potrebbe essere sì, ma perché non rifilare dopo aver sbattuto il sale, diciamo, e avere in modo da avere un rifilo che sia gestibile più facilmente? È una domanda, rispondo con una domanda. Allora, vado avanti, ne abbiamo ancora un po'. Allora, questa qui abbiamo secondo me già risposto. C'è recupero degli scarti di pelle finita o rifinita, hai già risposto, con le problematiche appunto legate alle sostanze chimiche eventualmente presenti, quindi andiamo avanti. Qui mi chiedono, anche per i reflui di depurazione provenienti dalle lavorazioni della pelle, avete studiato un sistema di recupero se è possibile?
Beh, qui credo che, vabbè, insomma, il discorso è esula un po'. Sì, qua posso dire solo due parole, cioè dipende da come viene trattato il reflo nella concemia. Cioè, noi abbiamo studiato e presentato ancora molti anni fa un progetto di recupero della proteina precipitata dal bagno di calcinaia, quindi di trattamento del reflo, diciamo, proveniente dal bagno calcinaio. Certo è che se viene mescolato tutto, no, questo è un reflo che può andare solo al depuratore. Perfetto, vado avanti. Queste due sono relative a, diciamo, ai conferimenti, le prossime due. La prima arriva da una conceria toscana che chiede se è possibile conferire il carniccio dalle aziende del comprensorio del cuoio toscano e se sì, in quale modo pensate di poter organizzare tali conferimenti. Aspetta un attimo, perché quella dopo è: siamo una conceria tunisina, quindi Tunisia, collaborate anche con concerie di altri paesi. Se vuoi fare risposta a entrambi. Sì, allora diciamo che innanzitutto dovremmo fare una distinzione sulla materia prima. La materia prima che lavoriamo, sto parlando del grezzo, ovviamente, e non del dopo l'endpoint, cioè quindi del wet loop. Sul grezzo noi dovremmo restare nell'ambito, prima di tutto, dei sottoprodotti di origine animale categoria 3. Quindi non possiamo recuperare sottoprodotti di categoria 2 che possono andare lo stesso nella produzione di fertilizzanti, ma non nella nostra produzione di quei particolari idrolizzati proteici che facciamo noi. Quindi questo è un primo punto, diciamo, che molte volte taglia subito la strada. L'altro punto è quello di dire: ma si tratta di sottoprodotti di origine conciaria provenienti da sottoprodotti di categoria 3 di origine ruminanti, cioè quindi bovini, vitelli, eccetera, bufali, no, oppure, diciamo, sono ovini, perché, diciamo, se sono ovini devono essere trattati in un sistema diverso e quindi dovremmo, diciamo, in qualche modo modificare una parte di impianto, perché l'idrolizzato proteico che facciamo noi è quasi, diciamo, anzi, è in questo momento esclusivo di sottoprodotto di origine ruminante. Perfetto, senti, allora c'è un'altra domanda di questo tenore che dice: le concerie che fuoriscono gli scarti quindi sono solo locali o presenti in tutto il mondo? La risposta è che al momento sono solo locali. No, direi questo, che per quanto riguarda il sottoprodotto di origine animale, quindi la lavorazione di Arzignano, sono praticamente, diciamo, 95% locali. C'è qualche conceria che porta carniccio da altre concerie. Mi riferisco per esempio a concerie nel Milanese, la conceria, diciamo, in Friuli. Insomma, questo è quello che succede. Invece, per quanto riguarda il rifiuto, cioè il post-concia, post-endpoint, quindi il rifilo, le rasature in wet blue, praticamente importiamo anche da tutto il mondo, non è un problema. In questo momento qua arriva il SICIT, residuo dalla Francia, dalla Germania, dalla Spagna, dal Brasile, quindi non abbiamo problemi, diciamo, perché non è deperibile e quindi, diciamo, è abbastanza semplice trasportarlo. Quindi gli scarti vengono venduti come sottoprodotti alla SICIT? No, non vengono venduti. Cioè, il conciatore paga. Quindi, diciamo, quindi voglio dire, no, non è, la SICIT non è che compra. La SICIT potrebbe anche comprare se ci fosse uno scarto veramente fatto bene, cioè voglio dire, prodotto bene. Cioè, per noi non è un punto fondamentale, voglio dire, no, il valore, diciamo, no, in qualche modo derivante dal recupero, diciamo, di questi sottoprodotti. È il mercato che lo definisce,
noi diciamo in qualche modo abbiamo dei valori, io penso assolutamente bassi, non penso che al mondo ci siano dei valori bassi come quelli che abbiamo noi per il trattamento dei, sia dei sottoprodotti di origine animale che dei rifiuti provenienti dal post-concia. Perfetto. Allora, una nostra collega chiede se puoi fare un accenno al recupero del pelo, il recupero della cheratina. Sì. Allora, diciamo che l'impianto di recupero del pelo, che in questo momento è in fase di avviamento, diciamo, no? In qualche modo, se vogliamo dire, è già avviato, no? Ma però, diciamo, l'impianto di recupero del pelo è un impianto di recupero che è sottoposto ad un'autorizzazione complessiva dell'AIA e quindi stiamo ancora facendo prove tecnologiche. Non recuperiamo in realtà veramente la cheratina, ma andiamo a recuperare un mix, verificato nei nostri laboratori di proteina del collagene, proteina della cheratina, del pelo, per ottimizzare un prodotto nuovo che stiamo immettendo da poco nel mercato, che è un biostimolante che ci sta dando dei risultati molto interessanti. Ma non abbiamo un impianto esclusivo per per il recupero della cheratina. Mi sembrava. Questa domanda è molto interessante e si ricollega a quello che dicevi prima. Qui probabilmente bisogna fare un webinar dedicato, però allora chiedono se in questo momento è più facile recuperare i materiali quando vengono conciati al cromo. È possibile che la concia vegetale o metal free sia meno sostenibile rispetto alla concia al cromo? Dovremmo aprire un dibattito bello ampio e bello lungo, mi sa, Massimo. Non so se te la senti. Molto delicato. Anche molto delicato. Non so se te la senti di dire la tua. No, io me la sento sempre di dire la mia, perché non dico mai delle cose che mi invento così, no? Voglio dire, non è vero, voglio dire, no? Perché il mondo va avanti. E io penso, anzi sono estremamente sicuro, che nel prossimo futuro si possa trovare una concia metal free, una concia veramente ecologica, diciamo, no? Che dia quindi a 360 gradi non solamente la produzione di un prodotto, diciamo, ecologicamente sostenibile per il produttore di borsette, faccio per dire, ma anche che per il conciatore, che i residui possano trovare una strada conforme alle normative, e che sia, no, conforme, semplicemente conforme alle normative, perché tante volte questo conforme alla normativa direbbe faccio un prodottino, chi se ne frega, no, un prodotto che sia effettivamente efficace, un prodotto, un bel prodotto che abbia un suo valore aggiunto per il mercato, che faccia crescere, diciamo, la voglia del farmer, se mi permetti, no, nel mondo agricolo, diciamo, di crescere, no? Non semplicemente un qualcosa, sì, lo recupero e va bene così. No. Non è neanche nel nostro DNA quello di fare un lavoro recupero e chi se ne frega. No, noi recuperiamo per produrre un qualcosa che sia utile, efficace e di valore aggiunto. Perfetto, ancora tre domande, ci siamo quasi, Massimo. Allora, continuo. Buongiorno e complimenti, quindi condivido i complimenti. Possono essere recuperate anche pelli da prodotti post-consumer? È quello che dicevo prima, cioè il post-consumer vuol dire rifili da una società che ha prodotto magari scarpe e quindi ha, diciamo, dei rifili che sono colorati, che sono trattati, che sono, diciamo, difficilmente recuperabili. Per quanto riguarda la nostra tipologia, io sottolineo la nostra tipologia di prodotto finito, perché voglio dire, ci sono altre società che possono raccogliere questi residui e trattarli e produrre, diciamo, dei fertilizzanti, visto che c'è l'azoto organico e il carbonio organico dentro, eccetera. Voglio dire, ma non voglio dilungarmi su queste cose qua. Per noi
non è possibile. Chiedono qual è la pezzatura trattabile, pochi centimetri quadrati o solo ritagli di taglio? Allora, se io penso che si riferisca al wet blue, cioè al rifiuto, ai rifili, eccetera, eccetera. No. Quando ho detto spalle, gropponi, eccetera, eccetera, le ho già risposto, nel senso, voglio dire che noi possiamo trattare anche una pelle intera, scartata, voglio dire trattata in wet blue e magari si è rovinata, dei tagli, non è recuperabile, noi possiamo recuperarla tranquillamente perché abbiamo una preoperazione di macinazione in tre stadi estremamente evoluta e quindi arriviamo a fare dei pezzettini molto piccoli e poi tutto un processo di idrolisi molto particolare, perché se si facesse l'idrolisi come la rasatura non si ottiene niente, si blocca, diciamo, no? Come posso dire? In dialetto veneto noi diciamo secoessa. No, adesso se mi aiuti tu, no, a spiegare, diventa dura. Non riusciamo a tradurre, mi dispiace. Magari Giacomo può aiutarci. Giacomo, che ha un'anima mezza e mezza, mezza veneta e mezza milanese, ci può aiutare. Si impacca, diventa gommosa, diventa gommosa. Questo, e quindi c'è un processo di idrolisi molto particolare, ma non c'è, per rispondere alla domanda, non c'è nessun problema a trattare anche pelli grandi, voglio dire. Chiedono, formulati proteici e peptidi, trovano applicazioni avanzate anche nel settore dei mangimi animali. È una strada percorribile dal punto di vista normativo per questo settore che si discosta da quello dei biostimolanti? È possibile, non è possibile per il post-concia, perché i residui post-concia non sono utilizzabili, non possono, per legge, non sono utilizzabili per la produzione né di mangimi né di prodotti per l'umano, meno che meno ovviamente, ma noi apposta per quello che dicevo prima, i nostri idrolizzati proteici sono prodotti con un particolare processo che andate a vedere nell'allegato 10 della 142, che fa riferimento alla produzione di prodotti recuperabili per l'industria mangimistica. Quindi voglio dire, vi ho già risposto, cioè i nostri idrolizzati proteici potrebbero essere benissimo mangiati anche dagli animali, anche dai bovini. Quindi voglio dire, facciamo il massimo del massimo, se vogliamo dire, perché cioè, più di così non si può fare per poter fare un prodotto veramente efficace per l'agricoltura. Lo metti, infatti, i nostri prodotti vengono venduti senza l'esclusiva, diciamo senza la dicitura, non è possibile utilizzarlo se non 10 giorni o 20 giorni dopo, dell'ingresso in campo degli animali. Quindi noi non possiamo fare a meno di inserire questo nel label, nell'etichetta, no, proprio perché il nostro prodotto potrebbe essere anche utilizzato come mangime. Perché non lo facciamo? Non lo facciamo perché il mondo della specialità che abbiamo nel settore dell'agricoltura è talmente più importante e, se volete, se mi consentite, di business più importante che non fare un semplice mangime. Ultima domanda, Massimo. Avete testato anche il wet white senza glutaraldeide? Sì, lo stiamo testando, stiamo verificando, ci sono dei processi di concia interessanti, non utilizzando glutaraldeide. Direi che la strada è promettente, no, quindi proprio per produrre un buon idrolizzato proteico. Quindi ci stiamo studiando. Perfetto, Massimo. Non ci sono altre domande. Se non hai altri commenti anche tu, forse possiamo chiudere. Siamo andati un po' più lunghi dell'ora
che avevamo previsto, però abbiamo avuto più di 150 partecipanti, quindi credo che l'interesse sia decisamente elevato. Parlavamo con Fulvia, che magari ne proporremo un altro tra non molto in inglese, Massimo, che dici? Magari aperto anche agli operatori della filiera estera. Sì, può essere, cioè facciamo, potremmo anche organizzarlo. Mi dovete dare il tempo perché devo preparare un po' tutto in inglese, quindi diciamo, vabbè, cioè, lo facciamo. Certo, perché è una realtà di cui andare fieri, cioè una realtà italiana di cui andare fieri, quindi è giusto che la si racconti. Senti, dobbiamo ringraziarti perché sei stato veramente esaustivo, molto chiaro, e alla prossima allora. Grazie. Grazie mille, Massimo. Grazie. Ringrazio voi, grazie a tutti quelli che ci hanno seguito e vi aspettiamo qua se volete venire a visitare l'azienda. Grazie Massimo, grazie. Ti fanno molti complimenti tra domande e risposte e chat. Grazie. Ottimo, arrivederci a tutti. Se avete bisogno di altre informazioni, siamo a disposizione. Come Unice, alla prossima.